Mi dica nome e cognome, gentilmente. Io ho qua la sua cartella, se non avevo un attimo. Lei mi deve stare attenta per le feste, perché se no adesso le stampo anche gli esami nuovi che abbiamo fatto. Salve, buongiorno. Mi dica pure. Devi ritirare i defetti. Un attimo. Mi dica nome e cognome, gentilmente. Ok. La tessera sanitaria. Grazie. Tenga. Un attimo solo che la registro. Deve solo ritirare i referti o deve fare anche la visita? Solo ritirare i referti. Ok. Accomodi un attimo nella sedia qua d'attesa che dopo la collega la chiamerà. Aspetta, si è liberato, si leva. Allora vado pure dentro pure questa porta che la mia collega l'aspetta. Ok, va bene. Salve signora. Ben arrivata. L'aspettavamo. E sì, mi sono appena liberata. Si accomodi pure. Prego, prego. Un attimo solo che finisco una cosa qua e sono subito da lei. Ok. Allora, io ho qua la sua cartella, se non avevo un attimo a guardare i verdi che ho appena. Allora, anzi, ha per caso i verdi che aveva l'ultima volta, la penultima volta che le avevo dato, così li consultiamo. Ce li ha qua con lei, signora. Grazie. Di problemini con il corso, vedo. Adesso che siamo sotto Natale, se ne devi stare attenta, con i dolci, mi raccomando. Colesterolo. Questo è quello che abbiamo fatto. Okay. Allora diamo uno sguardo agli che mi ho fatto male, che poi signora glieli stampo, va bene? Ok, allora andiamo a vedere un po'. Allora signora, ecco, infatti è glucosio, è glucosio ancora altino qua, è ancora altino il glucosio e anche il colesterolo, sì. Lei mi deve stare attenta per le feste, perché se no siamo a rischio di diabete, io glielo dico. Allora, io mi sono a posto. L'ultima volta che abbiamo fatto l'ecografia, un attimo che guardiamo, perché dovremo
ripetere tutti gli esami, anche tutti gli esami aggiuntivi. Infatti, come dicevo, è già 2 anni che non facciamo degli esami aggiuntivi. E allora io propongo l'ecografia di controllo. Intanto la aggiungo qua. Allora, io vedo qua, il glucosio è alto, quindi signora, allora le ripeto, per le feste di Natale, mi raccomando, lei deve mangiare pochi dolci, ok? Oppure le do una curetta in modo da abbassarlo un attimo, così per le feste tranquilla. Se vuole le prescrivo una curetta naturale e le aiuterà insomma a passare le feste il più possibile. Certo che dopo le feste lei si deve mettere a dieta e poi iniziare a fare attività fisica per prepararsi per l'estate, perché vedo che è anche un po' ingrassata. È normale, giustamente è normale mettere su un po' di chili in verano, però vedo che è aumentata un po', parecchio, ecco. Poi abbiamo anche da fare una visita cardiologica, la programmiamo subito. Io direi di fare anche una lastra ai polmoni, perché mi ricordo che tempo fa aveva preso una polmonite un po' grave. Adesso come sta? Va meglio, però è meglio programmare anche una lastra ai polmoni in modo che siamo sicuri che non c'è niente di grave. Signora, sì, naturalmente ci vediamo dopo le feste, dopo circa 2 mesetti, facciamo a fine febbraio, dopo la mia collega poi le dirà tutto, ecco, le darò l'appuntamento. E andiamo a ripetere tutti i nostri esami. La nostra cura la sta facendo, signora, la nuova medicinale che le abbiamo dato per degli effetti collaterali. No, però benissimo. Un attimo che riguardo gli esami vecchi qua. Ok. Direi che siamo a posto. Allora, signora, io le dico, lei deve stare tranquilla, ok? Non si deve agitare, cercare. Vedo che è un po' ansiosa anche, però non si deve preoccupare. Deve solo regolare l'alimentazione. Io adesso le prescriverò un medicinale naturale, che insomma non va a darle tanti effetti collaterali, perché è un medicinale, lo trovo in farmacia, le faccio la ricetta, è un medicinale che lo va a trovare in farmacia, insomma, ecco, e l'aiuterà soprattutto per le feste a tenere il glucosio basso, ok? Prima che andiamo a ricorrere all'insulina per il diabete, perché quindi dobbiamo evitare questa cosa. Allora, adesso le stampo il tutto. Okay.
qua, perfetto. Questa è la sua ricetta. Ok, adesso le stampo anche gli esami nuovi che abbiamo fatto. Adesso si accomodi pure dalla mia collega che le darà l'appuntamento per la prossima visita e tutti gli esami correlati. Ok? Grazie, Sina. Buone feste, buone feste. Arrivederci. Eccoci qua, signora. Sì, tutto bene? Ok. Allora, le devo dare l'appuntamento per la prossima volta. Ok, le chiedo solo un attimo di nuovo la tessera sanitaria, se non le dispiace. Grazie. Perfetto, un attimo solo. Allora, e la mia collega, per quando le aveva detto di cominciare di vedersi la prossima volta? Verso fine febbraio. Ok, allora vedo cosa ho disponibile. Ahimè, abbiamo tutto pieno. Dobbiamo andare ai primi di marzo, mi sa. E anche a metà. Va bene, così almeno. Anche a metà marzo. Aspetta che guardo il calendario. Allora, il 15 di marzo le potrebbe andare bene? Sì, è un venerdì. Per gli esami del sangue. Dopo comunque le faccio parlare con la dottoressa. Intanto la prenoto per gli esami del sangue, quelli che vedo qua che la mia collega li ha prescritto, e poi facciamo tutto, insomma, facciamo degli hospital. Vedo che c'è un degli hospital perché deve fare anche delle altre visite. Ok, allora la prenoto per il 15 marzo. Perfetto. Grazie signora, grazie. Arrivederci, buone feste anche a lei. Arrivederci.